Siamo in onda, la bella impresa, l'appuntamento che io e Barbara Santoro, che vedete al mio fianco, dedichiamo alle imprenditrici e agli imprenditori che innovano, che della sostenibilità hanno fatto un cavallo di battaglia in tempi non sospetti, quindi non da oggi, e che fanno della loro azienda un valore sociale per la comunità. La nostra prima ospite è collegata con noi da Catania. È Enrica Arena, cofondatrice della startup Orange Fiber, insieme ad Adriana Santonocito. Se dovessi, ecco, dire cosa fa Orange Fiber, da dove è venuta l'idea, direi da un problema, cioè dagli scarti dell'industria dei succhi di frutta, degli agrumi, quindi le bucce. Ecco, Enrica Arena e la sua socia Adriana Santonocito hanno pensato di trasformare questo problema in una opportunità. Quindi dalle bucce d'arancia e degli agrumi in filati preziosi pregiati destinati all'industria tessile e della moda. Enrica, allora, prima di entrare nel vivo della tua azienda, un'azienda di successo, un'azienda importante, direi una bella impresa, ti vorrei chiedere che cosa facevi nella tua precedente vita? Nella mia vita precedente mi occupavo di comunicazione più che altro per il sociale, quindi ho studiato comunicazione per le relazioni internazionali e ho lavorato per una serie di organizzazioni governative e non governative nell'ambito della comunicazione e del project management. E quando e perché ti sei imbarcata nell'avventura dell'impresa, dell'imprenditorialità? Mi sono imbarcata, diciamo, per caso, nel senso che vivevamo nella stessa casa con Adriana quando lei ha avuto quest'idea e ha iniziato a presentarla e raccontarla a challenge per startup, quindi a sfide o premi a cui presentare idee innovative. E in quell'occasione mi ha chiesto di aiutarla o comunque supportarla nel presentare al meglio quest'idea. E da lì il percorso per trasformare queste idee in un'impresa ha preso qualche anno, ma credevo tanto che questa innovazione avrebbe potuto portare un cambiamento, un impatto positivo, e quindi ho iniziato questo percorso che, come dire, forse anche con un po' di incoscienza, perché far partire un'impresa di questo tipo da zero, diciamo, riserva un sacco di sorprese, di cambi di strada lungo la strada. Qual è il tuo modello di imprenditrice o di imprenditore a cui ti ispiri? Diciamo che cerco di guardare il più possibile sia alla nostra storia imprenditoriale italiana che a quello che succede in paesi come gli Stati Uniti. Quindi coniugare l'idea del give back, l'idea dell'imprenditoria sociale, quindi che restituisce, che usa il denaro più che altro come energia propulsiva per aumentare l'impatto stesso sulla società, ma anche l'idea di una crescita sostenibile, ma davvero molto ambiziosa, quindi di non limitarsi a pensare ok, facciamo piccoli passi, ma immaginare che questa impresa possa davvero assumere delle dimensioni e degli impatti importanti, non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. E quindi in parte hai già risposto, ma che cosa fa della vostra impresa una bella impresa? Credo che ci siano diversi fattori che contribuiscono positivamente al racconto della nostra impresa. Il primo è che lo facciamo in Sicilia e vogliamo raccontare la parte bella di farlo in Sicilia e di farlo in Italia. L'altro è che il team è composto in maggioranza da donne, ma è un team misto, non c'è un tema di gli uomini non possono lavorare con noi, ma c'è un tema di arricchimento reciproco e di competenze. E c'è il tema dell'impatto virtuoso, quindi di ripensare al sottoprodotto in un altro modo, ma soprattutto di proporre un prodotto che sia di alto valore e di alta qualità, che viene da un sottoprodotto, quindi non lasciare indietro la qualità per il valore sociale o ambientale, ma anzi fare della qualità poi l'elemento centrale di questo prodotto, perché se non ci fosse la qualità non sarebbe sufficiente, come dire, l'aspetto ambientale per far sì che i brand o i clienti lo scegliessero.
C'è stato un momento in cui hai pensato, o ancora oggi, a cui pensi dicendo chi me l'ha fatto fare? Quali sono stati i problemi più complessi che hai dovuto affrontare nell'avventura da imprenditrice in Italia? Dunque, io credo che i momenti del chi me l'ha fatto fare siano ciclici e siano inevitabili, credo poi in qualunque scelta di vita. Mi auguro che non sia così per tutti, ma sicuramente nel mio caso è così. Ogni 3 mesi, ogni 6 mesi c'è qualche crisi che sembra definitiva, in cui, ok, forse è il caso di lasciar perdere, o chi me l'ha fatto fare, avrei potuto fare questo. O magari quando ti arriva l'offerta di lavoro della vita e qualcuno dice, sì, ok, potrei fare questo con relativa tranquillità e serenità, oppure potrei continuare a fare il giocoliere in questa attività. Ma le difficoltà più grandi sono state, da un lato, economiche, perché ovviamente far credere agli investitori, pubblici o privati che siano, che questa impresa a un certo punto sarà positiva, talmente tanto positiva da poter distribuire degli utili con un prodotto e un processo non ancora conosciuto, è una bella sfida, e credo che sia una bella sfida in Italia come in qualunque altra parte del mondo, al di là poi della propensione al rischio dell'ecosistema di investitori. Però si fa, cioè, secondo me quello che mi ha permesso, o ci ha permesso come squadra, di superare questi momenti è stato davvero pensare che avremmo potuto sbagliare e avremmo potuto chiudere, cioè non vivere il fallimento come o l'eventuale, come dire, abbandono del campo come una cosa definitiva, ma come una possibilità. Cioè darci la possibilità di dire, ok, c'è un livello di difficoltà o di complessità che non ci sentiamo di affrontare, oppure affrontarlo, ma affrontarlo con la consapevolezza, quindi dire, ok, sono disposto a affrontare questo ulteriore livello di complessità perché credo che ne valga la pena, e ne valga la pena nel nostro caso è sempre stato prima di tutto una considerazione valoriale rispetto a quello che stiamo portando avanti, prima ancora che economica. Quindi il fallimento come opportunità di crescita e di, diciamo, anche di riscatto. E quindi qual è la qualità, secondo te, più importante per chi vuole fare impresa? Ma diciamo essere un coltellino svizzero. Non ce n'è una, ma c'è l'essere pronto a... Io dico a spacchettare i problemi, perché certe volte veramente se quando fossimo partite avessi avuto idea della complessità che avremmo incontrato, probabilmente ci saremmo scoraggiate. Invece il consiglio anche che io mi sento di dare più spesso a chi vuole intraprendere un percorso di questo tipo è un po' imparare a spacchettare i problemi. Cioè c'è sempre un livello più piccolo o di divisione del problema che permette di approcciarlo, risolverne una parte che ne sblocca un'altra. Quindi questo approccio un po' alla MacGyver, secondo me, è quello che poi serve per farla, ma anche tantissimo la visione, cioè la prospettiva di dire, ok, oggi è così, so che dovrò arrivare lì, che è lontanissimo ed è difficilissimo, ma lo faccio un passo alla volta. Allora Erika, proviamo a spacchettare la tua azienda. Allora, ecco, vorremmo sapere qual è il suo fatturato, a quante persone dà lavoro, e quindi entriamo anche più nel vivo della produzione di questi filati straordinari che vengono da un problema, da uno scarto, e poi finiscono nella moda, nell'alta moda internazionale. Allora, sul fatturato, diciamo, veniamo da un paio d'anni non felicissimi, ma più che altro perché per scelta rispetto alla nostra mission, alla sostenibilità, abbiamo deciso di fermarci con la produzione intorno al 2018 e lavorare sul processo. Volevamo trovare dei partner che fossero assolutamente trasparenti e che fossero coerenti con la nostra visione, partner produttivi. Quindi questo ha richiesto un periodo di pausa, che non è stata, cioè, pausa ovviamente commerciale, ma non pausa di ricerca e di investimento, e diciamo, quando eravamo pronti a ripartire è arrivato a farci visita il Covid. Quindi stiamo
abbiamo fatto investimenti importanti in impianti, abbiamo prodotto un nuovo lotto che è stato già trasformato in fibra e che abbiamo l'obiettivo di presentare sul mercato entro settembre. E come dire, in questa parte della vita dell'azienda noi diamo lavoro, diciamo, o meglio, abbiamo una squadra composta da 6 persone. Oltre ovviamente tutto quel team di professionisti e consulenti che comunque fanno parte della vita dell'azienda, in qualche modo offrono i loro servizi a noi, e quindi in quel caso, diciamo, il team allargato secondo me è più di 10 persone. Non ricordo la terza parte della domanda. Una descrizione di questi tessuti, perché io penso a chi ci sta ascoltando in questo momento, sai, immaginare da bucce di agrumi dei filati di altissima qualità, anche molto innovativi, di alta tecnologia direi, destinati ai tessuti alla moda, è un passaggio difficile da immaginare, no? Complesso, ma molto suggestivo. Ecco, ce lo puoi descrivere? Come avviene anche il ciclo produttivo? Cioè dove vi approvvigionate e quindi com'è la filiera? Che poi certo. Arriva nei filati che poi vedremo indosso con qualche vestito confezionato in giro per il mondo. Ok, noi lavoriamo con chi trasforma gli agrumi. Che normalmente non è chi imbottiglia, quindi loro si approvvigionano direttamente da chi produce gli agrumi e li spremono, quindi poi vendono l'estratto o il concentrato a chi imbottiglia, quindi a quelle aziende che normalmente vediamo in scaffale. Da questo processo di trasformazione, quindi di spremitura di un'arancia, resta quello che si chiama pastazzo, che è composto da buccia, semi, tutto quello che, diciamo, non è utile per il consumo alimentare. Più o meno questa porzione vale il 50% del peso dell'arancia originale, quindi capite bene che diventa un tema gestirlo e smaltirlo, ed è esattamente questo che noi invece utilizziamo come materia prima. Lo utilizziamo o direttamente presso l'azienda agrumaria, quindi presso l'azienda che si occupa di spremere, oppure lo, come dire, acquistiamo essiccato da altre aziende qualora l'azienda presso cui siamo insediati ha esaurito la sua disponibilità, oppure ci troviamo in un momento in cui siamo fuori dalla stagione di spremitura, perché questa normalmente dura 4-6 mesi in base all'annata, però ovviamente al contrario significherebbe tener fermi gli impianti per i restanti 6 mesi. Presso il nostro impianto trasformiamo questo sottoprodotto in una cellulosa adatta alla filatura, diversa da quella per la carta, diciamo, che magari abbiamo tutti in mente, e attraverso delle partnership europee questa cellulosa adatta alla filatura, quindi il processo di trasformazione in fibra non avviene nel nostro stabilimento, avviene presso un partner, viene trasformata questa cellulosa o in un filo, quindi in una bava continua, oppure in un fiocco simile al fiocco cotoniero. Questi prodotti rientrano in Italia presso filatori o tessitori che abbiamo selezionati e vengono trasformati nei tessuti. E il tessuto ovviamente dipende dalla tipologia di tessitura, di telaio, ma anche di blend, perché Orange Fiber, diciamo, il filato può essere utilizzato anche con altri filati. In base al blend che viene definito, il tessuto finale può avere diverse consistenze e diversi aspetti. Diciamo che il 100% Orange Fiber o 70 arancia, 30 seta, che poi è stato un po' il tessuto più utilizzato e più scelto dei brand, quindi quello che è stato anche un po' più... si può aver visto sul mercato finora, è un tessuto impalpabile, leggero, e quindi, diciamo, è stato utilizzato ed è stato scelto per applicazioni dove normalmente sarebbe stata utilizzata solo la seta. Ma diciamo, con la nuova produzione, il nuovo processo produttivo, andremo a presentare anche una serie di sviluppi che invece coprono altre aree di prodotto, come per esempio il denim, ma anche le mischie intime con le lane pregiate, quindi potremo offrire una gamma di prodotti ancora più ampia. Ma voglio dire, la sostenibilità di questo processo produttivo e di questa filiera allargata, diciamo, chiaramente l'avete valutato, però c'è un elemento di sostenibilità economica che sostiene, diciamo, il progetto bene?
Sì, allora dal punto di vista ambientale, ecco, il risparmio viene proprio dalla materia prima, quindi dal non utilizzare una risorsa vergine, come per esempio potrebbero essere le foreste nel caso del cellulosico tradizionale, per quanto esistano foreste certificate, esistono foreste che quindi vengono ripiantate, comunque vengono dedicate delle risorse unicamente a quello. Quindi da un punto di vista ambientale il risparmio principale viene dalla materia prima. Da un punto di vista economico la sostenibilità, ovviamente noi non siamo ancora un'economia, cioè non godiamo ancora di economie di scala, non abbiamo una taglia tale da grande impresa, però la sostenibilità è data dal fatto che il cliente finale, quindi il brand, ma anche a sua volta il suo cliente, ha in questo momento voglia di esprimere se stesso e i suoi valori attraverso scelte sostenibili e Sì. consapevoli anche nell'abbigliamento. Quindi è disposto a pagare qualcosa in più per dei prodotti che hanno un impatto ambientale, ma che soprattutto hanno un contenuto anche qualitativo e di innovazione, soprattutto, che permette a quel capo stesso di essere non stagionale, non la moda del momento, ma di essere un capo che l'accompagnerà per un percorso, per un periodo più lungo nella sua vita. Quindi l'idea è un po' quella di consumare meno e meglio che noi vogliamo anche portare al cliente finale. Ecco, quali sono i mercati nel mondo a cui vi rivolgete o vi volete rivolgere e soprattutto quali sono le strategie per raggiungerli dalla Sicilia? I mercati a cui ci vogliamo rivolgere, beh, in questo momento siamo contattati da brand veramente da tutto il mondo. La strategia oggi è continuare a produrre in Italia, ma guardare con interesse a quei paesi dove abbiamo già esteso la proprietà intellettuale, come per esempio Stati Uniti, Messico, Brasile e India, sia perché c'è una filiera in quel caso più di prossimità che nel nostro caso, per fare tutti i passaggi e quindi anche a livello di sostenibilità produrre negli Stati Uniti per gli Stati Uniti ha più senso che mandare dei prodotti dall'Italia, anche se, come dire, il tema del Made in Italy è sicuramente un tema importante e centralissimo. E quindi la strategia che noi stiamo perseguendo in questo momento è da una parte ovviamente consolidare la produzione in Italia, dall'altra parte iniziare a cercare e costruire partnership oltreoceano per replicare il processo produttivo lì dove abbiamo esteso la nostra proprietà intellettuale. Scusate. Ma quindi diciamo, nell'allargarsi a mercati internazionali anche dal punto di vista produttivo, quali sono gli elementi del Made in Italy che vanno preservati in maniera che rimanga questa autenticità del Made in Italy per l'appunto? Nel caso in cui noi dovessimo andare a produrre, come dire, altrove chiaramente sarebbe un po' difficile difendere il Made in Italy, ci sarebbe il Made in Italy dell'innovazione, questo di sicuro è dell'invenzione e del processo. Questo diciamo, lo difendiamo e comunque immaginiamo di tenere l'Italia e il polo siciliano come il polo di innovazione e ricerca, perché oggi la maggior parte del team si trova lì, quindi anzi direi tutto il team. Quindi l'idea è proprio quella di continuare anche ad innovare utilizzando tutte le conoscenze che abbiamo sviluppato fino ad oggi e poi invece sul soddisfare il mercato e avvicinarci anche ai nostri clienti se il volume, come ci immaginiamo, di richieste continuasse a crescere e quindi potrebbe strategicamente avere più senso avvicinarci a loro. Qual è il vantaggio, Erika, di presentarti come un'azienda italiana, made in Italy e direi anche made in Sicilia? Ecco, forse le due cose sono un po' diverse. Sul Made in Italy non c'è alcun dubbio che ci viene riconosciuto in tutto il mondo una marcia in più, ci viene riconosciuta la capacità di produrre con altissima qualità e con un livello di anche contenuto creativo altissimo. Quindi poter dire che il tessuto è Made in Italy porta inevitabilmente con sé un valore aggiunto, così come lo porta
il fatto di avere un prodotto fatto dagli agrumi. Sul fatto di come dire, produrre in Sicilia o che il prodotto sia fatto in Sicilia, diciamo ci portiamo dietro una serie di feeling diversi o di percezioni diverse, perché da una parte negli anni è stato fatto un lavoro grandissimo di promozione turistica della Sicilia e degli aspetti positivi, magari un po' banalizzati, però l'idea del sole, dell'accoglienza, del Mediterraneo, di questa arte e di questa stratificazione di culture è accessibile a tutti. Quindi quest'idea di Sicilia ci accompagna nel retropensiero di chi sente la storia. C'è però un po' di scetticismo, un po' di, come dire, quasi paura certe volte di dire ok, ma un'azienda di questo tipo come farà a farcela in Sicilia? Come se fosse un posto terribile o dove le cose non possono succedere. E questo ovviamente, diciamo, sta un po' a noi cambiare questo mito. È un posto come molti altri, che ha dei lati positivi e dei lati negativi, e, diciamo, cerchiamo di far emergere soprattutto quelli positivi e cerchiamo di raccontare questa storia di positività. Beh, quindi il sogno tra 5 anni, qual è il tuo sogno nel cassetto? Il sogno del cassetto è che questa azienda sia cresciuta abbastanza da poter offrire opportunità ad ancora più persone, possibilità di crescere, di lavorare, di mettersi in gioco, e diciamo, il mio sogno personale è anche che le persone possano spostarsi fra diverse sedi dell'azienda e mettersi veramente, come dire, a fare un percorso di crescita personale. E di arricchimento. Dal punto di vista, diciamo, aziendale, mi auguro anche che il lavoro che stiamo facendo è proprio quello per consolidare la nostra posizione in Italia e all'estero come non solo materiale innovativo, ma anche piattaforma di materiali innovativi, cioè di dare la possibilità ad altri innovatori di presentare attraverso di noi le loro innovazioni e quindi risparmiare loro un po' di fatica nel raggiungere il cliente finale o nel raccontare correttamente l'innovazione e quindi dargli anche la possibilità di concentrarsi invece sulle sfide produttive. Quindi ci capita già di fare delle mentorship o di, come dire, essere avvicinati da innovatori che stanno portando avanti qualcosa di simile al nostro processo e vorrebbero una mano. Quindi, ma negli anni mi piacerebbe poter strutturare questo livello di offerta sia per i nostri clienti sia per chi si approccia ai materiali sostenibili e vorrebbe, come dire, una spalla in questo percorso. Ma questo è interessante, è una piattaforma di open innovation che, voglio dire, sosterrebbe questa innovazione, questa creatività. Sì, ci auguriamo, come dire, per ora è un po' informale, diciamo, lo facciamo anche fra chi è nel settore da tempo, cioè, come dire, ci sono dei biocompositi, per esempio, alternativi alla pelle che vengono dalle mele, o dall'ananas, e quindi quando qualcuno per esempio mi chiede un materiale simile li rimando automaticamente a qualcun altro che lo offre, quindi c'è già una rete informale di supporto fra aziende, devo dire europee ma anche mondiali in questo senso, però diciamo l'idea è quella di strutturarle e soprattutto di farlo specificatamente con quegli innovatori italiani che magari non hanno ancora accesso a questa rete. Certo. Ecco, un'ultima domanda, perché abbiamo il tempo che sta scadendo a nostra disposizione. Ecco, parliamo concretamente dei problemi delle imprese e di come sostenerle in questo momento, soprattutto per il rilancio del post pandemia. Ecco, se il nostro Presidente del Consiglio ci stesse ascoltando, tu Erika, che cosa gli chiederesti o che cosa gli suggeriresti per un aiuto concreto alle aziende? Io credo che le aziende in questo anno e mezzo abbiano avuto, come dire, un tema di liquidità importante, inevitabilmente. E quindi rendere, come dire, avere quell'iniezione
iniezione di capitale che permette di ripartire, secondo me è la prima cosa che possa, come dire, anche essere non necessariamente a fondo perduto, ma che dia veramente quella possibilità di ripartire. Cioè, noi ci troviamo un po' in affanno, ovviamente, come moltissime altre imprese, perché per un anno e mezzo abbiamo sostenuto l'azienda, sostenuto i dipendenti, ci siamo, come dire, fatti carico di tutto quello che potevamo fare, e quindi rischiamo di trovarci, come dire, un po' in difficoltà a ripartire con la velocità che stavamo per prendere un anno e mezzo fa. E questa velocità passa inevitabilmente dalle persone, quindi è un po' banale, ma il costo del lavoro e quindi la possibilità di inserire e formare risorse che magari a causa di questa crisi, di questa pandemia, devono riposizionarsi, secondo me può essere la chiave per portare nuova energia nelle aziende e ripartire velocemente per, come dire, tornare a produrre e risollevare tutti insieme questo paese. Grazie a Enrica Arena e a Orange Fiber, a cui auguriamo, facciamo tanti in bocca al lupo. Se volete segnalarci delle belle imprese italiane da intervistare, da avere ospiti qui, potete scriverci all'indirizzo che ora vedete in sovraimpressione. Noi ci vediamo con il prossimo appuntamento, con la prossima bella impresa italiana. Grazie. Grazie.